Sindaco De Nicolis, a un anno dall'apertura di Amazon, si tirano le somme. Come è andato come impatto sulla comunità? Sì, siamo davvero orgogliosi di questa realtà, di questo grande polo logistico che si è insediato sul nostro territorio. È passato un anno e oggi possiamo iniziare a dire che si vedono i risultati. La città è stata scelta probabilmente anche per le sue caratteristiche geografiche e per tutta una serie di sistemi che rendono ormai appetibile San Salvo anche per grossi investimenti. Questa mattina c'è stata anche l'inaugurazione del parco inclusivo, quindi è una realtà che contribuisce anche a migliorare il benessere della comunità. Sì, si è creata una bella sinergia tra questa realtà industriale e l'amministrazione, la comunità intera, l'intero territorio, per cui ci sono state diverse iniziative che Amazon e il Comune insieme hanno portato avanti, sia sull'ambiente, diverse sull'ambiente, e anche appunto con una serie di investimenti sul territorio. Stamattina abbiamo inaugurato questo parchetto inclusivo donato alla città proprio da Amazon. E c'è un futuro ancora tutto da scrivere? Sicuramente sì, mi auguro che insomma San Salvo possa essere anche di esempio per tanti altri, non solo investimenti, ma anche per la crescita, per la continua crescita e evoluzione di questa realtà e di altre realtà industriali. Marco Baggio, General Manager del centro di distribuzione di San Salvo, si festeggiano 11 mesi e 3 settimane dall'apertura. Quali sono i risultati raggiunti rispetto a quelli messi in campo, gli obiettivi? Beh, quando ci siamo incontrati qui il 1 agosto 2022, ci siamo presi l'impegno in 3 anni dall'apertura di creare 1.000 posti a tempo indeterminato. Ad oggi ne contiamo già 800, quindi siamo all'80% del nostro impegno, al 30% del tempo che ci siamo presi, per cui direi che siamo decisamente sulla strada buona. Come contribuisce Amazon anche allo sviluppo delle piccole e medie imprese del nostro territorio? Beh, chiaramente Amazon, offrendo una visibilità globale, direi, sui prodotti che vende e incorporando all'interno del portfolio di prodotti che offriamo anche quelli di piccole e medie aziende, offre proprio la visibilità da un lato e dall'altra parte l'efficienza del servizio nelle consegne che sono garantite e sulle quali noi mettiamo tutta la nostra concentrazione e la nostra ossessione. Quindi dare la possibilità di rendere visibili e di rendere certi i tempi di consegna, è un servizio che offriamo e dei quali vediamo i nostri clienti sono, molto contenti. L'impegno è anche nella collaborazione con il terzo settore. Quali sono le associazioni con cui avete Sì. portato avanti dei progetti? Sì, noi guardi, quando ci inseriamo in un territorio facciamo in modo non solo di essere accettati, ma di diventare parte integrante del territorio stesso. Noi abbiamo iniziato delle collaborazioni in solo appunto poco meno di 12 mesi per dire con la Croce Rossa Italiana, con il Banco Alimentare, con delle associazioni locali anche più piccole, tipo gli Amici di Poldo, che è un'associazione che si occupa di randagismo, piuttosto che con Nico Clown, che è un'associazione che fa clown terapia negli ospedali. Quindi la nostra partecipazione, accoglienza e utilizziamo anche i nostri spazi per rendere visibili il lavoro di queste associazioni è uno dei contributi che diamo proprio alla comunità in cui ci stiamo inserendo. In che percentuale anche avete inserito le persone con disabilità? Oggi c'è stata anche la testimonianza del presidente dell'Associazione dei Sordi. Sì, guardi, allora, per noi la diversità è un fondamento, quindi è non solo una cosa che fa bene al nostro business, ma è semplicemente una cosa giusta da fare. Quindi la collaborazione con l'Ente Nazionale Sordi è una delle declinazioni di questo nostro impegno. In Italia in questo momento abbiamo 110 nostri colleghi sordi che lavorano, 17 di loro lavorano nel sito di San Salvo e sono orgoglioso di dire che siamo il sito in Italia col maggior numero di lavoratori sordi in generale. Ora che trascorreranno altri 11 mesi, quali saranno gli obiettivi che vorrete raggiungere o che vi siete posti adesso? Guardi, noi innanzitutto ci teniamo a fare in modo che questo sito sia un po' il motore per far crescere la crescita di Amazon in qualche modo e il servizio che offriamo ai clienti nel centro-sud. La presenza di questo sito ha permesso ai clienti del centro-sud, quindi chiaramente dell'Abruzzo, del Molise, che sono i territori più vicini, ma in generale anche la Puglia, piuttosto che la Campania, la Basilicata,
di fargli provare lo stesso tipo di servizi in termini di velocità di spedizione e di rispetto delle promesse di consegna anche a clienti che prima invece magari dovevano aspettare un po' di più perché chiaramente i prodotti arrivavano dal nord. E questo ci consente anche di avere un'impronta dal punto di vista energetico molto migliore proprio perché siamo in grado di ridurre le distanze di consegna.